Dopo Torino, con Assemblea Teatro, in piazzetta Primo Levi e Rocca De Baldi nel Cuneese con Tecnè, l'edizione 2014 della rassegna teatrale Voci dei Luoghi, letture e musiche sulla Resistenza, prosegue con gli spettacoli del 1 agosto ad Alto in provincia di Cuneo, del 2 a Boccioleto in provincia di Vercelli e del 3 a Coazze in provincia di Torino. Il teatro, soprattutto in questo caso con Voci dei Luoghi, arriva in quei luoghi dove la Resistenza è accaduta, piccole località di montagna, paesi a volte dimenticati, non dai turisti d'estate. Ecco che invece il teatro racconta qualcosa che è accaduto e che è una cosa che si chiude in una parola, libertà, una parola che noi molte volte non sappiamo più valorizzare. Ci sono luoghi della terra proprio in questi giorni in cui la gente cerca la libertà e cerca di uscire dalle guerre. Noi ce l'abbiamo quotidianamente e ce ne dimentichiamo, allora ecco che il teatro aiuta a ricostruire storie, a far riflettere, a far pensare, a renderci coscienti di come questo bene che noi abbiamo è stato conquistato da qualcuno per noi, anche con gravi rischi.